Sta bene. Sì, sta bene. I fiori? Sì. Ok. Pronto? Ma buongiorno ragazzi, come state? Allora, oggi faccio un video un po' diverso, però non troppo diverso dai cambio look che faccio ultimamente, ma ora vi spiego tutto. Il protagonista oggi di questo cambio look è un mio amico Fabrizio, puoi venire qui. Ciao ragazzi. Allora, con Fabrizio facciamo una cosa un po' diversa. Sentitemi bene, tu sentimi e dimmi se secondo te faccio bene o no, ok? Se sei d'accordo oppure no. Di solito io faccio così. Chi viene qui, insomma, in quei cambio look che ho fatto ultimamente. E le mie amiche o amici così mi dicevano: guarda Marta, io faccio questo, faccio quell'altro, e io andavo a correggere, cioè almeno secondo me, andavo a correggere tutti quei procedimenti che sbagliano secondo me, che sbagliavano, e poi facevo vedere il tutto fino al risultato finale. Con Fabrizio è un po' diverso. Ho fatto anche un video del genere con Gabriele, che è sempre un nostro amico, vi lascio il link qui giù se non l'avete visto, e sarà, diciamo così, più o meno simile, infatti anche lui poi andrò a fare il taglio, però sarà un po' diverso, nel senso che lui praticamente non fa passaggi, ecco, cioè lava con lo shampoo e basta, non mette maschere, non mette balsami. Usa però il diffusore, a differenza di Gabriele, che mi pare che aveva detto che non usava nulla per asciugare. Quindi, secondo me tu asciughi un po' meglio, però mancano, secondo me, dei passaggi importanti che ora andremo a fare. Lui quindi non fa nessun passaggio, non posso andare appunto a correggere nulla, dovrei fare da capo tutti i procedimenti che però sono gli stessi che io ho utilizzato nei video in cui facevo il cambio look a tutti gli altri amici. Infatti, in tutti i video dei cambio look io ho utilizzato la stessa tecnica e magari cambiavano i prodotti, però la tecnica è sempre quella. Quindi io adesso credo che sia un po' inutile stare a ripetere tutti i passaggi che vado a fare, anche perché nei cambio look precedenti sono già descritti bene. I procedimenti sono sempre quelli. Sarebbe inutile stare qui a ripeterli da capo, ok? Cioè, quando tampono i capelli, quando li pettino, come metto lo styling, cioè più o meno se avete visto quei video avete capito. Cambiano solo i prodotti. Io vado ad utilizzare questi prodotti per te. Ah, prima di tutto vi faccio vedere qui il video dei suoi capelli adesso. Lo shampoo di Organic Shop, poi quello rosa, insomma quello di sempre, poi la maschera alla banana di Garnier e poi vorrei provare il fluido di Noa. Quindi comunque vorrei non avere un effetto un po' troppo definito, anche se poi, come ho detto per Gabriele, è uscito super definito e beh, cioè non ci riesco a farlo un po' più blando, ecco. Però ci provo, ecco, perché magari secondo me poi tu neanche sei troppo abituato ad avere i capelli, perché i tuoi sono riccissimi, secondo me. Fatti bene, sono davvero riccissimi. E che sa di? Non mi concentra. Che sa di? Ah, ecco, tu che comunque non sei abituato, ecco, magari vederti un riccio troppo definito, magari anche un po' femminile, non lo so, potrebbe stare un po' male. Io vi faccio vedere quello che posso. Per quanto riguarda il taglio, io vorrei fare un taglio più o meno fino alle spalle, avere i capelli più o meno fino a qua, perché ora arrivano circa qua, una decina di centimetri o un po' di meno, un po' di meno. Li vado anche un pochino
a scalare dietro, perché ora sono più o meno un po' pari, vero? Sì, sono un po' pari. Sì. Ok, quindi li vado a scalare leggermente, sempre da asciutti, li vado a tagliare. E niente, vi faccio vedere. Insomma, questo video è solo per condividere in realtà con voi questo cambio look, perché non vi spiego in realtà niente di che, è già tutto spiegato in altri video. Vi faccio solo vedere, ecco, il risultato e alcuni passaggi mentre taglio, mentre metto lo styling. Nulla di che. Avevo messo un sondaggio su Instagram e alcune di voi, insomma molti, mi hanno detto sì sì, vogliamo vederlo comunque, vogliamo vederlo comunque. E quindi vi faccio vedere quello che sto facendo. Poi comunque ci rivediamo con il risultato finale. E niente. Andiamo a fare tutto? Sì. Ok, a dopo. A dopo.